Non si ferma il lavoro dell'amministrazione comunale Gianfilippo Bancheri a Delia. Dopo aver ottenuto un cospicuo finanziamento di 700.000 euro nei giorni scorsi per la manutenzione del campo sportivo comunale Carvello, adesso nella cittadina nissena partiranno dei lavori di riqualificazione dell'anfiteatro di Viale Sandro Pertini. Un posto che dovrebbe essere di assoluto relax per i cittadini e che dunque ha bisogno di una seria manutenzione per renderlo maggiormente decoroso e fruibile. L'intervento è stato concordato con l'ufficio comunale competente e dovrebbe riguardare la rimozione di zone pericolanti e delle palme ormai morte a causa del punteruolo rosso, ma anche la sistemazione di vialetti distrutti dall'inciviltà di qualche frequentatore. Ci dice qualcosa in più lo stesso primo cittadino di Delia, Gianfilippo Bancheri, intervistato ai nostri microfoni nella giornata di oggi. Stiamo facendo alcuni lavori in economia per la riqualificazione delle anfiteatri di Viale Santo Pertini. Si sta cercando di rendere questo spazio maggiormente decoroso, perché è uno spazio che è frequentato soprattutto nelle ore serali dagli anziani, dai giovani, e quindi in economia con l'ufficio tecnico abbiamo fatto un progettino che permetterà di renderlo maggiormente decoroso. E successivamente, oltre a questi lavori, faremo nello stesso spazio, metteremo, collocheremo nello stesso spazio alcune panche, provvederemo a illuminarlo e quindi andremo a rendere maggiormente attrattiva questa zona. La missione dell'amministrazione comunale è quella che, oltre ad intercettare tutti i finanziamenti che ci vedono al primo posto in proporzione agli abitanti in tutta la Sicilia, è quella appunto, come dicevo, di rendere maggiormente decoroso e bello sia il centro storico che gli spazi aggregativi. Stiamo facendo tutto questo come stiamo facendo nel centro storico anche la riqualificazione dei cortili. È una programmazione amministrativa che ci vede impegnati in tempo reale insieme agli uffici, perché la nostra missione è quella di rendere sempre più orgogliosi i cittadini di Delia dell'ambiente nel quale vivono.